Buongiorno avvocato, chiedo scusa il ritardo avvocato. Noi siamo avanti. Avvocato, chiedo scusa per il ritardo, ma qua da qua viva, si sa quando si inizia e si sa quando non si finisce. Avvocato, possiamo fare uno scambio di residenza? Io vengo a San Severo e tu vieni ad Acquaviva per un mese, così metti le teste a posto, le teste, mo, chiedo scusa, metto la situazione a posto qua con due o tre... diffide, due o tre, li portiamo tutti in tribunale, questi amministratori, non se ne parla più, avvocato Luca Ficucello. Bisogna attivare il microfono, avvocato Luca Ficucello. Beh, ecco, perché io me l'avevano disattivato. Ma io no, no, io stavo no. Salutando gli amici che sì. Si stanno congedando da noi. Sì, grazie. Arrivederci. Io non so più qual è il codice giusto per poter ottenere soddisfazione e giustizia dal punto di vista amministrativo, perché la situazione è quella che è, eppure, ma non lo so che altro si può fare, che altro si potrebbe fare. Direttore, lei è una persona che fa tanto, ha già fatto tanto e continuerà a farlo. Per cui non mi sogno neanche di poter ribaltare quel che lei già stia ribaltando come situazione. Quindi lei da questo punto di vista è unico. Beh, la ringrazio. So sicuramente quindi che quando dovrò abdicare potrò venire nel Foggiano, ecco. E saremo tutti lieti di accoglierla. Grazie, gentilissimi. Di che cosa vogliamo parlare oggi, di utile? Caro direttore, lei lo sa che lei apra idealmente i nostri cassetti e tiri fuori quel che più possa aggradare, non solo a lei, ma aggiungo, se non soprattutto, ai nostri cari telespettatori, perché d'altronde il pubblico da casa segue questi passaggi proprio per trovare, poi se ci si riuscirà, ebbene, altrimenti comunque avremo la coscienza pulita, per trovare le soluzioni a queste piccole e grandi traversie che quotidianamente noi siamo costretti a vivere, a qualsiasi tipo di latitudine si debba vivere, sia esso l'Alto Tavoliere, sia esso il Barese, sia esso qualsiasi località della nostra bella Italia, dove a volte abbiamo la fortuna di avere degli amministratori illuminati e preparati. Altre volte questa illuminazione è più mitigata, altre volte ce n'è davvero poca. D'altronde la soluzione la sappiamo quale sia, o meglio la soluzione, la causa. Siamo noi cittadini che conferiamo il potere di rappresentarci ai nostri rappresentanti, quindi ci si augura sempre che quando si giunga al momento delle cosiddette consultazioni elettorali siano effettivamente i migliori a prevalere. Ecco. In questi giorni è montato il dibattito che è sorto peraltro, ecco, credo di aver già accennato a questa cosa la settimana passata quando si faceva riferimento alla introduzione del termine merito ad accompagnare il Ministero dell'Istruzione. Noi spesso ci attacchiamo ai termini, spesso dibattiamo non per giorni, per settimane sulla terminologia da adottare o meno rispetto a un contesto piuttosto che ad altro contesto, dimenticandoci il più delle volte, questa è la cosa più grave, che la forma ha la sua importanza, ma è la sostanza poi che deve determinare la valentia di coloro che si adoperino perché, ecco, questo merito possa effettivamente emergere e prevalere. Sembrano discorsi di una banalità esagerata, sembra quasi che si stia ripetendo il solito refrain, che si faccia il famoso disco rotto, quello che una volta si metteva con la puntina e non girava più avanti. Però se non siamo capaci
o meglio, se non riusciamo a dare un'immagine delle nostre quotidianità, delle nostre realtà, un'immagine positiva, un'immagine anche futuribile, direi, bisognerebbe a questo punto porsi una domanda: perché, nonostante tutti questi buoni propositi, non si giunga ad ottenere quello che dovrebbe essere il necessario perché una società moderna possa prevalere e possa soprattutto tendere ad un futuro migliore? E questa è una domanda alla quale ci stiamo sforzando ogni lunedì quando ci incontriamo di poter offrire risposta, ma la risposta non è sempre facile. Perché? Perché a volte la realtà ci propina delle incongruenze. Si diceva in quel famoso film, vedo cose che voi umani neanche potete immaginare. A volte ci troviamo al cospetto di situazioni che rasentano il paradosso. Ecco, Quindi è lì. a proposito di film, Avvocato Ficuccello, guardavo uno con ieri in bianco e nero, intramontabili, Totò e De Filippo, no? E questo scambio di battute mi faceva riflettere sul fatto che ancora oggi sono d'attualità gli argomenti. E quindi quello che lei dice proprio si abbina bene, nel senso che non si riesce a trovare una soluzione ottimale, come se ci fosse qualcuno che corre in avanti e altri che spingono per far indietreggiare il corridore, insomma, un passo in avanti e due indietro, due in avanti e un indietro. Cioè è una cosa strana, è una cosa strana che succede. Eppure ci sono tante persone in gamba che lavorano alla risoluzione delle problematiche, ma i consumatori non possono mai stare tranquilli. Tant'è che la stessa cosa Consnazionale scrive che aumentano anche le tariffe telefoniche, nuova mazzata per i consumatori. Cioè ti mandano questi messaggini e modificano unilateralmente le condizioni contrattuali, sia per la telefonia fissa che la telefonia mobile. Insomma, non ci si può stare tranquilli. Stessa cosa è successo per la bolletta del Mercato Libero, più Ah, 329%. Sì. allora, è diventata oramai una giungla inestricabile. Quando in quegli anni oramai lontani si decise di liberalizzare quei servizi che prima erano fondamentalmente nazionali, cioè erano legati a aziende totalmente statali, la luce, lo stesso gas, la telefonia, noi siamo i figli della I SIP, figli siamo della proprio. SIP, eh. Esattamente. Quando si decise di introdurre questo sistema cosiddetto concorrenziale, l'obiettivo qual era? I due obiettivi quali erano? Il primo, quello più importante, tendere ad un calo dei costi tariffari, La concorrenza. per evitare anche che si creassero dei cartelli Sì. fra singole società tese. Queste tesi, questi accordi, questi cartelli a mantenere comunque inalterato a favore delle aziende i costi di vendita di questo, chiamiamolo, prodotto. E al tempo stesso anche per liberalizzare non soltanto il mercato di carattere produttivo e commerciale, ma anche per aprire ai giovani tante altre opportunità. Quante tante aziende aprono, tanti dipendenti assumeranno, noi allarghiamo il panorama dell'occupazione in quel settore, sia tecnico che commerciale. La verità è che questi obiettivi, questi propositi, sicuramente apprezzabili, sicuramente encomiabili, hanno trovato soluzione a metà. Ora lasciamo perdere la questione occupazionale, che credo sia giusto debbano essere queste materie più di diretto appannaggio di coloro che si occupino di politiche del lavoro. Concentriamoci e incentriamo la nostra attenzione sul discorso dei costi. Quando si tratta con queste aziende, e il più delle volte, per non dire sempre, si concludono gli accordi commerciali attraverso la sottoscrizione di quei modelli che il codice ci ricorda essere definiti moduli e formulari, ciò vuol dire che tutta la parte contrattualistica, la parte delle clausole, la parte negoziale
e a sottendere l'effettivo raggiungimento dell'accordo contrattuale, viene stabilito ex ante a priori dall'azienda che offra quel servizio. In sostanza, il consumatore ha soltanto, virgolettato soltanto, la possibilità di poter confrontare l'una offerta commerciale rispetto all'altra, ma non entra mai nel merito della contrattazione vera e propria. E anche qui ci può stare, perché immaginiamoci se l'azienda X dovesse contrattare con ognuno dei propri utenti finali le condizioni contrattuali. Faremmo non notte di più. Ma la stortura del sistema qual è? È vero che noi nel conferire il potere di redazione e di somministrazione di questi moduli e formulari all'utente finale si va a risparmiare tempo e anche a snellire un po' quella che è tutta la procedura di acquisizione del cliente e di fornitura nei confronti di quest'ultimo del servizio pattuito, ma è anche altrettanto vero che nel corso della vita di questi contratti, che vengono detti a somministrazione prolungata, come quando si prende un medicinale che ha effetti prolungati nel tempo, quindi non vi è un inizio e una fine immediata, come dire, il conferimento del servizio, che poi non è altro che lo scambio del servizio che dà l'azienda rispetto alla contropartita che offre il cliente, cioè il pagamento del servizio stesso, si svolge lungo un arco di tempo mediamente elevato. Il problema, e qui veniamo al nocciolo della questione, è che nella vigenza, nel corso della vita di questi contratti, le aziende, loro sponde, senza che il cliente possa intervenire e o interloquire, spostano l'ago della bilancia di quello che era l'accordo primigenio a loro uso e piacimento. I latini dicevano ad usum Delfini. Questo che cosa comporta? Che laddove il consumatore, ovvero sia l'utente finale del servizio, non sia stato debitamente e quantomeno preventivamente informato della modifica di queste condizioni, l'utente finale si ritrova, suo malgrado, a dover corrispondere prezzi e costi che precedentemente non erano stati né immaginati, né contrattati, né accettati. E allora perché diventa importante la preventiva informazione che ognuna di queste aziende che eroghi questi servizi, e qui stiamo parlando in particolar modo delle aziende che si occupino di telefonia, sia essa quella mobile, sia essa quella fissa. Se io ho il dovere di informare, dando un certo lasso di tempo, caro cliente, ti informo che a far data dal le condizioni economiche che erano state pattuite in illo tempore cambieranno in questo modo. A volte possono anche cambiare in meglio, non è sempre detto che cambino in peggio. Adesso pensare che cambino in meglio è una cosa utopistica, ma accade, è accaduto in passato anche questo, ci mancherebbe altro. Noi da questi canali siamo abituati, e credo che su questo, caro direttore, tu convenga con me serenamente, noi dobbiamo dire le cose come stiano, cioè presentare il buono e il cattivo, per la onestà professionale e intellettuale che ci ha sempre contraddistinto. Per cui io quel lasso di tempo che conferisco all'utente finale, che a cosa serve? Serve a quest'ultimo, ovvero sia all'utente finale, di poter esercitare il cosiddetto diritto al ripensamento, cioè a dire, cara X, non facciamo nomi per non fare pubblicità occulta, io ho letto attentamente la tua proposta, non mi sta più bene, per cui se vuoi che io resti tuo cliente, dobbiamo lasciare le cose come erano al momento della attivazione del servizio. Altrimenti io ho la possibilità di trasmigrare la mia utenza, numero telefonico compreso, da X a Y. Se questa condizione non vada ad avverarsi, perché l'azienda non lo ha esercitato questo suo dovere tempestivamente, o peggio ancora, non l'abbia affatto esercitato e il cliente finale si debba vedere ritrovare una bolletta molto più pesante o anche un po' più pesante, ma sicuramente maggiorata rispetto a quella che era abituata a ricevere, e allora ecco, sorge
quella che nel gergo è sempre stata chiamata la lite telefonica. Perché lite telefonica? Ricordo a me stesso, perché io sono tanti anni che collaboro come mediatore con la locale Camera di Commercio, intendo quella di Foggia, sin dalla metà degli anni 90, presso queste Camere di Commercio sorsero degli organismi che si occupavano esplicitamente di risolvere le beghe a sorgere fra società di telefonia e utenti finali. E si parlava proprio di mediazioni per le liti telefoniche. Dopodiché, una volta che questo problema ebbe modo di sorgere in maniera, oserei dire, quasi virulenta, e allora sorsero i famosi Corecom, che insistono in ogni sede della regione, anche a Bari, esiste da tanti anni. Che cos'è il Corecom? È fondamentalmente una sorta di sede distaccata dell'authority, ma che soprattutto ha i compiti non soltanto di promuovere una determinata politica di sviluppo del territorio attraverso anche il ricorso a queste dinamiche contrattuali, quello che vogliamo, ma si occupa soprattutto, per non dire quasi esclusivamente, di gestire questo tipo di pre-contenzioso, perché non è contenzioso, è una fase che normalmente precede il contenzioso vero e proprio. Tanto è vero, tenuto conto che il valore patrimoniale di queste liti, ecco, di queste beghe, dato, diciamo, salvo casi particolari, ma nella stragrande maggioranza dei casi, che io posso essere in questo testimone, come potrebbero essere tutti gli amici legali che si occupino di tali questioni nelle sedi Codacons presenti nel territorio regionale pugliese, difficilmente superano la soglia dei 5.000 euro, che non è altro che il tetto massimo di valore entro il quale può pronunziarsi il giudice di pace. Quindi normalmente sono controversie affidate alle cure del giudice di pace. Nel momento in cui io mi vado a presentare a cospetto di giudice di pace rivendicando una di queste situazioni come quelle che ho descritto qualche attimo fa, e il giudice di pace si dovesse rendere conto che agli atti non risulti essere stato esperito il cosiddetto tentativo di conciliazione, sospende il procedimento e rimette le parti, in questo caso, al Corecom, che è l'organo principale, soprattutto per una semplice ragione, perché qual è la caratteristica? Intanto nel corso degli anni anche la forma di celebrazione dei tentativi di conciliazione è venuta a modificarsi radicalmente, oramai è svolta, devo dire, al 100% con modalità online, quindi senza che le parti debbano spostarsi dal proprio domicilio. Si utilizza una piattaforma che tutte le camere, tutti i Corecom italiani, dove peraltro attingono anche le stesse camere di commercio, è una piattaforma alla quale nella quale si entra previo accredito. Di solito si accredita l'avvocato, si accredita l'associazione dei consumatori, ma lo stesso consumatore non fa, non è questo. Per cui una volta che si è entrati in questa piattaforma c'è la possibilità di inserire la propria domanda e si tratta, poi in questi casi si organizzano delle sedute di conciliazione online attraverso come stiamo facendo noi, io sto intervenendo in videotelefonata, idem a dirsi per ciò che riguarda la celebrazione di questi tentativi. Ma, e qui veniamo al punto importante, laddove l'azienda di telefonia X rivendichi il diritto al pagamento di una certa somma, questa somma non venga riconosciuta come dovuta da parte del consumatore, quindi l'azienda di telefonia intimi, se non paghi entro una certa data, noi tagliamo la linea. Allora, quando io presento l'istanza tramite la piattaforma al Corecom, quest'ultimo organo comunica immediatamente alla società di telefonia X che è stata presentata una domanda di conciliazione e intima, ordina, dispone nei confronti di questa società che tutto ciò che possano essere le iniziative di distacco dal servizio vengano ad essere sospese durante il corso della trattazione della procedura di conciliazione. Quindi si va fondamentalmente a congelare ogni tipo di iniziativa ad assumersi sia dall'una soprattutto che dall'altra parte nell'attesa che si discuta il caso davanti al conciliatore. Quindi
detto fra noi, le soluzioni per poter arrivare alla quadra rispetto a questi problemi ci sono. Il problema però qual è? Noi stiamo parlando della risoluzione del problema a valle. Il problema andrebbe affrontato e risolto a monte, cioè, ovvero sia, possiamo pretendere noi cittadini, noi consumatori, che queste società di telefonia si decidano una volta per tutte di conformarsi ad un atteggiamento più adamantino, più corretto e anche più rispettoso di quelli che sono i principi che sono previsti da un articolo che nel codice civile è una norma di fondamentale importanza, l'articolo 1337, dove ti dice il codice come tu contraente debba comportarti e nella fase precontrattuale, ma anche poi a cascata nella fase di esecuzione del contratto. Trasparenza, lealtà, buona fede, informazione, cioè tutti quei criteri che dovrebbero permettere alle aziende di telefonia di poter diventare, diciamocela tutta, virtuose e non più passibili di essere tacciate di non eccessiva correttezza contrattuale. Questo dovrebbe essere l'auspicio. L'autorità sicuramente vigila, sappiamo anche di belle multe, anche salate, conferite, combinate, diciamocela meglio, nei confronti di società non proprio all'altezza della situazione, però è chiaro che, come ribadiamo spesso e volentieri da questi microfoni, ma credo che siano appelli che partano, siano già partiti, partiranno ancora anche da parte di altri difensori del cittadino, perché noi siamo qui per difendere il cittadino, per suggerire loro, suggerire al cittadino come sopravvivere in questa giungla del quotidiano. L'auspicio è che, come l'abbia detto tante volte, il legislatore prenda una volta per tutte una posizione, non dico rigida, ma corretta, coerente, costante e soprattutto univoca, per evitare questo tipo di rischi. Bene, avvocato Luca Ficuccello, mi permetto di integrare brevemente per chi non avesse, insomma, questi termini, ben conoscenza di questi termini. Il comitato, il CORECOM, quindi il Comitato Regionale delle Comunicazioni, che dobbiamo dire, a cui le emittenti televisive private locali fanno riferimento, perché quando si tratta di monitorare la nostra attività è affidata anche a loro, come per esempio per la par condicio, anche loro devono andare a verificare gli spot, fare le opportune verifiche, insomma, come ha ben detto l'avvocato Luca Ficuccello, sono quelle diramazioni dell'autorità nazionale, quindi questi comitati regionali delle comunicazioni. Per quanto riguarda il caro bollette, mi permetto di leggere alcuni dati. Perché? Perché sono circa 3,1 milioni di italiani coloro i quali hanno subito una frode su offerte di luce e gas. È bene che il contratto sia scritto, quindi, come abbiamo già ben detto, occhio ai dati divulgati, e gli utenti devono essere sempre in guardia contro le truffe, quindi rivolgersi alle associazioni di consumatori. In questo caso io non posso che consigliare la Codacons, ce ne sono tante, ma in questo caso Luca Ficuccello rappresenta la Codacons in San Severo, responsabile del Codacons Foggia. Negli ultimi 12 mesi 3,1 milioni, abbiamo detto, hanno subito una truffa nel campo delle utenze luce e gas, con un danno economico complessivo stimato di oltre 505 milioni di euro. Non sono centesimi, 505 milioni di euro. Quindi fa bene l'avvocato Ficuccello a dire: a monte dovete risolvere il problema. Qua non parliamo di quisquiglie, per dirlo alla Totò, parliamo di 505 milioni di euro. 3,3 milioni di persone hanno subito una frode nell'ambito della telefonia mobile o fissa, con un danno economico complessivo di quasi 400 milioni di euro. E nemmeno qui sono quisquiglie, 400 milioni di euro. Quindi una buona politica, una buona legge, già eliminerebbe questi danni per le tasche dei consumatori. La telefonia è l'ambito di spesa dove i consumatori sono caduti in trappola con maggior frequenza, 7,7%, seguita dalle utenze luce e gas, 7,1%, le carte elettroniche, 6,5%, mentre le polizze RC auto e moto sono i settori dove, in percentuale, gli italiani sono caduti in trappola meno frequentemente, 1,4%. Sommando
Udite, 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 udite. Non c'è bisogno che passi il cavalluccio a leggervi questo, non certo lui. Sommando telefonia, RC auto, utenze luce e gas, carte elettroniche, conti correnti, prestiti personali, il danno economico complessivo legato alle truffe supera i 3 miliardi di euro. E di che stiamo parlando, avvocato Luca Figliucello? E non hanno fatto ancora una buona legge. Quindi gli utenti e i consumatori devono sapere che se la politica fosse più attenta noi risparmieremmo 3 milioni di euro. È così, ho letto bene, avvocato Luca Figliucello, ho No, ma interpretato guarda, male? sono dati impressionanti da un lato e impietosi dall'altro. Cioè, noi non possiamo certamente negarci il diritto al progresso, non possiamo certamente non credere che uno strumento di confronto tra due o più. Sì, non sento più l'audio. Ci sente adesso? Sì. Sia alla base di una moderna dinamica non soltanto produttiva ma soprattutto commerciale. Però resta il fatto che se questi dati sono così spaventosi, è quasi una manovra, addirittura una manovra economica, e qui bisogna certamente darsi una bella riguardata. E per questo dico, cioè, noi possiamo fare le sentinelle per i nostri amici consumatori, ma non possiamo pensare di poter controllare, come quando si disse una volta, ma dobbiamo mettere un carabiniere per ogni cittadino. Parliamo di utopia. Per cui dobbiamo ipotizzare, dobbiamo sperare che un intervento strutturale da parte del legislatore faccia sì che queste ipotesi di truffe, come sono state ben definite da lei, caro direttore, vengano con il tempo a limitarsi e un domani finalmente a scomparire. Perché giustamente, soprattutto nel campo della telefonia, dove è molto facile, spesso ti arrivano queste telefonate, i messaggi tu stai sopra pensiero, rispondi, sì, mi va bene, mandi il click e parte il procedimento e ti ritrovi con contratti. Ma io non ho mai parlato, no, tu con le persone hai parlato. Loro hanno carpito la tua buona fede e hanno approfittato anche di un momento di tua debolezza, perché noi viviamo delle esistenze talmente ritmiche, talmente con ritmo incessante, che a volte facciamo cose che neanche ci accorgiamo di stare a fare. Tra queste anche accettare magari proposte del tutto incompatibili con le nostre necessità. Ringraziamo il sempre disponibile per la Grazie. squisitezza con cui e gentilezza ci presenta questi argomenti che per un avvocato sono facilmente trattabili in tribunale, ma per chi poi deve rappresentarli in televisione attraverso un importante mezzo di comunicazione diventa un qualche cosa che o fa parte del DNA o ce l'ha o non ce l'ha. E l'avvocato Luca Figliucello ce l'ha, è per questo che noi, tra virgolette, avvocato, mi raccomando, tra virgolette, lo sfruttiamo, quindi mi raccomando, la settimana prossima, altri argomenti. Noi ribadiamo l'appuntamento sempre per le ore 13, minuto più, minuto meno, di Sì, lunedì della prossima settimana. ha fatto bene l'avvocato a fare la battutina, però avvocato non mi tratti male, solo questa volta siamo stati in ritardo, No, ma avvocato. Mi raccomando, non dica nulla al presidente, che quello ci tiene alla puntualità. Sì. chiudo dicendo che spesso l'attesa del Sì. piacere è più piacere del vero piacere. Ecco, ho fatto pure un gioco di parole. Quindi, Benissimo, ho detto che lei è squisito, e lei è squisito. dibattito con gli amici collegati. Grazie, alla prossima settimana. Grazie tante. Prego, chiedo scusa. Dico grazie tante, alla prossima settimana. E buon ogni santi a tutti, arrivederci a lunedì prossimo e Auguri buona per settimana. domani, auguri. Bene, Arrivederci, arrivederci. grazie.